La prospettiva di passare tanto tempo chiusi tra le mura domestiche, impegnati in una call di lavoro o didattica a distanza, evidentemente ha fatto riflettere molti piacentini. L'esperienza dei mesi di lockdown sembra aver spinto dunque i clienti delle agenzie immobiliari del nostro territorio a un riavvicinamento alla natura anche per poter allargare i confini delle abitazioni, diventati improvvisamente angusti. In aumento nelle ultime settimane, infatti, le richieste di vendita e affitto di casi in campagna. È in collina. La tendenza, soprattutto di quest'anno, è il vivere fuori città e quindi abbiamo sicuramente riscontrato un incremento delle richieste in provincia. Ma soprattutto in collina, le colline di Piacenza sono le più gettonate, i milanesi l'apprezzano moltissimo e quindi abbiamo un incremento del 50% delle richieste da Milano, ma anche da Piacenza, soprattutto per la prima collina, ecco, quindi a massimo 20 minuti dalla città. Non solo provincia, non solo campagna, ma anche in città il Piacentino vuole un luogo esterno. Sì, quest'anno devo dire che le richieste per la città. Sono diminuite, chiaramente perché aumentando le richieste fuori città, ma eh, chi cerca ancora e scommette nel, nel centro di Piacenza vuole assolutamente uno sfogo esterno, quindi che sia un giardino, che sia un terrazzo, vivibile e quindi con degli spazi da godere tutto l'anno. Pochi viaggi quest'estate, il Piacentino preferisce affittare una casa sulle nostre valli. Abbiamo riscontrato in effetti una, un aumento delle richieste per quanto riguarda le, le locazioni di immobili prettamente ad uso vacanziero, quindi quello che, poteva, che può rappresentare l'alternativa all'albergo e quindi l'alternativa al viaggio all'estero piuttosto che in altre zone d'Italia. Cercano spazi aperti, quindi ampi, eh, ampi porticati per vivere, vivere fuori all'aperto, giardini e, e ti chiedono anche la piscina se c'è, ma non è così semplice. La Val Trebbia sembra essere la valle più ambita. Stiamo ricevendo molte richieste per Rivergaro e Travo, sia per le prime case che per le seconde abitazioni. E comunque viene richiesta anche la Valtidone, ma soprattutto, soprattutto la Valtrebbia, sì. Le zone più gettonate sono la Valtrebbia sicuramente in primis, segue per quanto mi riguarda la Valnure, la Valtidone, la Valdarda, ma la Valtrebbia è quella più, più richiesta in assoluto.